Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo deciso di fare in compagnia del mio Cisco, il mio cucciolotto che è qua a prendersi le coccole oggi. Questo è il cagnolino che sto curando in questi giorni. E abbiamo deciso di fare un risotto, risottato direttamente nel bimbi, con ricotta, spinaci, su decisione di mio figlio, ricotta e spinaci, e aggiungerò anche carne, così faccio un piatto unico per tutti. Siamo in quattro oggi, quindi cerco di fare quattro porzioni. Pronti per partire? Aspetta che ti spengo come sempre il flash e piuttosto accendo la luce, perché questo telefono ha un flash che è allucinante. Allora, prendiamo la cipolla. Devi riprendere te che fai le cose, meglio questo qui, no? Quindi, cipolla. 30 grammi di olio. E un pizzico di sale. Un pizzico, un cucchiaino fai. Una volta messi, mi sono segnata tutti gli ingredienti perché me la sto facendo proprio a modo mio questa ricetta. Sto provando. Mi ho messo un cucchiaino di sale. Adesso andiamo a tritare leggermente la cipolla. Tieni. Nel bimbi sappiamo che la cipolla rimane molto grossolana, Ok. Dunque, mettiamo adesso 3 minuti, 100 gradi, dobbiamo fare una rosolatura, no? Lo mettiamo a velocità cucchiaio, anche uno, che tanto stiamo solo rosolando. Per 3 minuti. Per un 3 minuti, sì. Nel frattempo ci andiamo a tagliare a pezzettini la nostra carne. Se io non mi sbrigo a usarla, tra un po' mi va a finire buttata. L'ho tirata fuori ieri, ma col caldo che c'è... La forbice l'ho messa qua. Cioè, metti pausa che intanto taglio. Ok, abbiamo fatto il nostro soffritto. Adesso andiamo ad aggiungere spinaci. Me ne metto circa 200 grammi. Rimettilo. No, cilino. Non ha tutto cilino. Allora, abbiamo messo 200 grammi di spinaci. Poi mettiamo. Dobbiamo sparire tutto in alto, così non tocca più niente. Aggiungiamo la carne? Già, dai. Mettiamo anche la carne. E così si va già a cuocere. Poi 100 grammi di acqua. Aspetta che prendo l'acqua, grazie. Esci, dai, esci. Quindi 100 grammi di acqua. La più buona è
Ok. E a questo punto possiamo chiudere e cucinare. Me la sto studiando bene sta ricetta. Io non uso sempre i libri, quindi in automatico me ne cerco di creare anche io da sola le mie ricette. Quindi 15 minuti lasciamo cuocere. Ora ci arriviamo, eccoci, 100 gradi. Invece sempre 105, niente. Allora mettiamo soft, quindi il cucchiaio. Allora adesso lasciamo cuocere, poi dopo metteremo la ricotta. Quando abbiamo cotto tutto andiamo ad aggiungere, io ne metto due ricottine, lasciamolo cuocere per benino e poi torniamo a vedere come va. Allora, mentre la cottura va andiamo a mettere dentro anche già uno o due dadi, dipende voi quanto ne fate. Io penso di metterne due perché un dado mi pare di quelli che... Io. Mettiamo il dado già che comincia a sciogliersi almeno. E intanto attendiamo che finiscano i 15 minuti. Quindi arrivati a questo punto abbiamo cotto i nostri spinaci e la nostra carne. Come quando li andiamo a lessare. Uguale. Possiamo procedere ad aggiungere la nostra ricotta. Ma io questa qui la cambierò. Mettiamone una. Volete solo una? Sì. Vabbè, mettiamo. Di quanto è poca qua? La nostra ricotta dentro. Poi andiamo un attimino a amalgamare bene. A questo punto possiamo unire 320 grammi di riso e 750 grammi di acqua. Iniziamo dall'acqua. Il nostro sughetto è già pronto, eh? Adesso dobbiamo semplicemente cuocere. Più goccio qua. Voilà. 750 di acqua. Qua. Metti l'acqua qua. No. Qua. Poi mettiamo 320 grammi di riso. Io metti goccio, io metto qua. E c'è via l'acqua. Vediamo se c'è una giocata. Sì. Avevo già questo aperto. Non avevamo togliere il sughetto. No. Risottata, amore. Vuol dire che si cuoce nel sugo. Avevo detto 320. No, dammi. Dunque, 3,20 di riso, andiamo a chiudere. E terminiamo quindi adesso la nostra cottura in 100 gradi
mettiamo 18 minuti. 8 minuti c'è scritto qua. E la cottura del riso. Noi dobbiamo anche scaldare l'acqua. Quindi è giusto 18. 10 minuti vanno a scaldare l'acqua e 8 minuti la cottura del riso. Mettiamo velocità antiorario, che è molto importante, e cucchiaio. Anche uno. Mettiamo uno. Antiorario, velocità 1. Pronti? E adesso basta. Lo lasciamo andare. Mano a mano va a cuocere. Eventualmente si può anche frullarlo un attimo prima per farlo diventare una cremina, se dovete usarlo a parte per andare a condire la vostra pasta, se non volete fare la pasta qua. Quindi io ho messo, da quando io ho messo 750 di acqua, se voi dovete saltare il procedimento questo per fare il riso qui, andate già a frullarvi tutto e poi andateci a condire quello che volete condire, la pasta piuttosto che gli spaghetti o quello che preferite. E tra 18 minuti vediamo che pasta esce. Dunque, il risotto è pronto. Però io adesso lo lascio un 10 minuti dentro. Così finisce di asciugarsi un po'. Questo è il nostro risotto risottato. Adesso si deve assorbire un po' meglio il tutto, Lo lasciamo 10 minuti ed è pronto da servire. Adesso si asciuga, sì, tutta la parte liquida la va a riassorbire il riso. Quindi lasciamola qua, 10 minuti ed è pronta per impiattare. Mamma! Eccoci a noi, il nostro riso, come vedete, si è già raddensato. Facciamo piatti di circa 2 mestoli. Bello! Non è il mignon quello, non smai. Non smai. Mai. No. Smile. Smile. L con la L. Viene abbondante. Quattro pianti. E le palle! Quattro piatti abbondanti vengono. Palle. E adesso Dominic mi arrabbio. E le palle! Non è possibile. Ancora le palle. No, non ce li ho i palloncini adesso, amore. Poi dopo vediamo. Allora. Possiamo rileguarci a mangiare. E nel frattempo faccio buon appetito a tutti. Ciao a tutti, buon appetito, mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su Facebook, che dove trovate tutte le ricette scritte, vi aspetto se vi piacciono le ricette. Ciao ciao!